Hai una pelle come questa, come questa, come questa, oppure come questa. Tutte queste sono ragazze o miei clienti che mi scrivono tutti i giorni e quando chiedo loro che tipo di skincare routine fanno, scopro che fanno gli stessi identici errori. Prima di dirteli, io sono Benedetta, un'azienda skincare. Se vuoi qualche consiglio, qualche chicca sulla tua pelle, ti aspetto sul mio profilo TikTok. E se vuoi una consulenza gratuita e una skincare personalizzata per te, puoi mandare una mail a info@bgsproducts.it con le foto zoomate della tua pelle. Risponderemo entro 72 ore. Questa specifica condizione di pelle non è solo una pelle acneica, ma se notate, oltre appunto all'acne, ci sono proprio dei rossori intorno, visibilissimi anche qui, come vedete, e anche qua. Questo si tratta di uno stato proprio di irritazione della pelle. Ha avuto un equilibrio idrolipidico sfasato, quindi ha una barriera cutanea danneggiata. L'errore numero uno che queste ragazze facevano era usare ingredienti aggressivi tutti i giorni, a volte anche mattina e sera. Aggressivi come acido mandelico, acido salicilico, acido glicolico, retinoidi, ingredienti che vanno invece usati massimo una due volte a settimana. Secondo grande errore era non utilizzare un tonico lenitivo, oltre che una crema viso lenitiva. Il tonico lenitivo, così come la crema lenitiva, permettono proprio di riparare la barriera idrolipidica della pelle. Man mare di disarrossare, questa roba va a influenzare anche direttamente sull'acne. I lenitivi disarrossanti sono la calendula, la camomilla, la rosa centifoglia, il pantenolo, la vitamina E, l'acido ialuronico, l'aloe vera, la centella asiatica. Terzo grande errore, non fare l'oiling. L'oiling è fondamentale per mantenere una pelle bella elastica, ma soprattutto bella riparata con un equilibrio idrolipidico che sia a posto. Come si fa l'oiling? Con un siero alla vitamina E e un olio vegetale. Ho delle guide nel mio profilo TikTok e sì, va fatto anche per pelli grasse. Quarto errore è non utilizzare l'argilla. Ci sono migliaia e migliaia di studi scientifici indipendenti che dicono quanto l'argilla faccia bene all'acne, proprio per le sue proprietà antioleosità, ma soprattutto antibatteriche, disarrossanti, sfiammanti. L'argilla è anche capace di catalizzare verso di sé il calore, calore uguale infiammazione. Compratevi al più presto una maschera all'argilla e fatevela, va bene anche 3-4 volte a settimana.